l'ultima volta abbiamo visto l'osservatore di Duenberger. Adesso quello che vediamo in questa lezione è la retroazione dello Stato insieme al principio di separazione e al controllo predittivo. In realtà sono veramente cenni sul controllo predittivo. Poi torniamo con il filtro di Kalman e il filtro a particelle a parlare di stima dello Stato. Allora, perché non ho messo insieme tutta la stima dello Stato e poi la parte di controllo? Perché vedremo presto che l'osservatore di Duenberger e la retroazione dello Stato, per assegnazione degli autovalori, sono due concetti che sono fortemente legati tra di loro, per cui preferisco darveli in maniera consecutiva. Ok, abbiamo il nostro bravo sistema dinamico spazio di stato e vogliamo assegnare una dinamica desiderata. Scritto in italico, che cosa vuol dire? Perché è un concetto, non banalissimo, però in questo contesto per noi assegnare la dinamica desiderata significherà assegnare gli autovalori del sistema ciclico. Come lo facciamo? Beh, in questo momento noi facciamo l'ipotesi di avere accesso allo Stato. Avere accesso allo Stato, che è un'ipotesi che poi rimuoveremo più tardi, significa che io posso prendere la X e farci qualcosa. Che cosa? Beh, retroazionarla. Cosa vuol dire retroazionarla? Una possibilità, rimanendo nell'ambito della linearità, è quella di dire: ok, allora quello che io faccio è questo. Ora vediamo un attimo le dimensioni degli oggetti in gioco. Facciamo un attimo attenzione al fatto che io qui ho scritto direttamente il modello facendo riferimento al caso un ingresso un'uscita, poi dopo lo estenderemo al caso multivariabile, però ho preferito partire subito dal caso un ingresso un'uscita. Allora questo significa che noi abbiamo x che è n dimensionale, però la P, che è la dimensione dell'ingresso, è 1, la M, che è la dimensione dell'uscita, è 1. E allora significa che B e C sono delle matrici che hanno rispettivamente una colonna e una riga, però le manteniamo con la simbologia grassetto maiuscolo. E se io retroaziono dicendo che U è uguale a KX, significa che K è una matrice 1 per n, quindi ha una riga e n colonne. Allora io ho scelto U è uguale a K per X, va bene? Questo che cosa significa? Significa semplicemente che x punto è uguale a x più b kx. Allora metto in evidenza a destra la x. A più BK è la nuova matrice dinamica. Bene? Beh, la matrice dinamica contiene tutte le informazioni utili per l'analisi modale, per farci capire qual è l'evoluzione. Quindi significa che io in questo momento ho un grado di libertà che è K, perché K è da progettare, ho un grado di libertà per tentare di alterare gli autovalori di A. Ed è quello che voglio fare, è quello che faremo. Va bene?
Questo è semplicemente quello che ho appena fatto. E come lo facciamo? Guardate, anche in questo caso, come per l'osservatore Luenberger, non faccio la dimostrazione, quindi adesso passiamo direttamente al procedimento per individuare K e vedrete che ci sono delle cose che sono abbastanza simili a quello che abbiamo visto l'osservatore. In realtà la similitudine è abbastanza forte, è più di una semplice similitudine. Allora, che cosa faccio? Io so che a questo punto il polinomio caratteristico di questo è dato dal determinante di lambda i meno questo qua, va bene? E diciamo ha un certo valore. Assegno un polinomio caratteristico desiderato. Come lo ottengo? Come faccio ad assegnare questo? Beh, assegno gli autovalori. Quindi io sto tentando di imporre proprio gli autovalori del sistema a ciclo chiuso. Gli autovalori desiderati, i lambda desiderati, per cui io mi posso. Lambda desiderati sono quelli che mi vanno a comporre proprio il polinomio caratteristico. Perché me lo scrivo, questa è diciamo nella forma fattorizzata, perché poi me lo scrivo nella forma polinomiale? Beh, perché capisco che forse mi serviranno i coefficienti di con 1 di con n. Conosco anche il polinomio della matrice A prima della retroazione, prendo questi coefficienti, dopodiché costruisco una matrice che chiamo con la lettera T, arbitraria ovviamente la lettera, però è la stessa che ho usata per l'osservatore diciamo di Luenberger, sarà un motivo, e T è uguale, guardate, B a B alla n meno 1 B che moltiplica poi un'altra strana matrice. Ok? Se ricordo bene, nell'osservatore Luenberger io avevo una matrice che entrava in gioco, diciamo, nel procedimento per il calcolo del guadagno, che era data dal prodotto di due matrici, una delle due era la matrice di osservabilità. Beh, io adesso se faccio attenzione ho una matrice che ora entrerà in gioco nella formula di Ackermann in maniera duale rispetto all'osservabilità, che è data dal prodotto di due matrici, una delle due, non la scrivo neanche, è quella, ha sempre rango pieno, si può dimostrare, e l'altra, beh, l'altra è la matrice di raggiungibilità. Quindi in questo momento io sto per arrivare a un risultato che è parente, duale di quello precedente, perché costruisco i vettori D ed A in modo opportuno, non li rischio neanche alla lavagna, prendo i coefficienti e li metto in maniera opportuna in questi due vettori e poi utilizzo questa formuletta. Vi ricordate la formula duale? Era t elevato a meno trasposto che moltiplicava a meno d, quindi il trasposto. Ok? Ora, il fatto che la raggiungibilità prenda il posto dell'osservabilità e che ci sia una trasposizione, come abbiamo visto, diciamo, ma molto velocemente, rientra nel concetto di dualità. Quindi io avrei potuto completamente saltare qualsiasi considerazione, o la dimostrazione che non facciamo, oppure poter tranquillamente non fare la dimostrazione facendo riferimento al principio di dualità, che però secondo me fa perdere un po' di vista quello che è poi il significato dei due progetti, di quello dell'osservabilità e della retroazione dello stato.
Comunque la cosa importante è che io sono in grado di assegnare degli autovalori desiderati con una retroazione algebrica. Che vuol dire algebrica? Vuol dire che io sto prendendo K per X, va bene? Qui non ci sono operazioni né di derivazione né di integrazione. E questo mi fa molto piacere, per cui diciamo, è un primo passo. È un primo passo, ma ovviamente è ancora presto per fermarci, perché noi alla fine vogliamo progettare un controllore, no, che abbia tutte le caratteristiche di controllore, anche di reiezione dei disturbi, di assegnazione di un valore desiderato dell'uscita. In questo momento che abbiamo fatto? Abbiamo semplicemente, fra virgolette, retroazionato lo stato per avere degli autovalori desiderati, quindi magari più veloci, oppure stabilizzare se fossero stati instabili. Va bene? Però questo porta a zero, perché la dimostrazione non la facciamo, è una semplice trasformazione di similitudine, la dimostrazione, va bene? Come tante delle cose che abbiamo fatto le abbiamo ottenute tramite trasformazione di similitudine, però diciamo non è... Ora, dove metto gli autovalori? Beh, ragionamento simile a quello che abbiamo fatto per l'osservabilità. La maggior parte delle volte quello che io voglio fare e rendere più veloce un sistema. Per cui se i miei autovalori, per ipotesi asintoticamente stabili, del sistema non retroazionato, si trovano in una certa regione, tipicamente quello che voglio farla è renderlo più pronto, allargare la banda della risposta, no? Della funzione di trasferimento, e quindi spostarli a sinistra. Quindi li sposto a sinistra, significa che prendo degli autovalori più piccoli, oppure posso dire più grandi in modulo. Quindi la costante di tempo è inversamente proporzionale, sto spostando da sinistra, mi sto rendendo sempre più veloce. E quando mi fermo? Beh, anche in questo caso, matematicamente li posso buttare a meno infinito gli autovalori, però poi il mio è sicuramente un progetto ingegneristico, per cui il limite della banda è dato da altre considerazioni, per esempio energetiche. Bene, saturo gli attuatori. E se il mio controllore deve essere poi implementato in un calcolatore, questo significa che lo devo discretizzare, anche se ho fatto il progetto nel tempo continuo, e allora significa che entra in gioco anche il passo di campionamento. Va bene, quindi matematicamente non c'è nessun limite a spostare gli autovalori desiderati. Ingegneristicamente ci sono tutta una serie di considerazioni da fare. Per l'osservabilità avevamo dei problemi legati alla rumorosità dei sensori, e qui abbiamo dei problemi legati all'attuazione, quindi concetto di dualità. Nel tempo discreto le considerazioni sono assolutamente analoghe. Solamente che mi trovo in una zona diversa del piano complesso, perché so che la interpretazione è diversa, ok? Ma concettualmente è lo stesso. Se questa è una regione in cui più o meno si trovano gli autovalori del sistema non retroazionato, io voglio portarli qui un po' più veloci, senza sovralungazioni, senza cose strane. Sicuramente non li porto qui, va bene? Perché? Perché modi alternati non esistono in natura. Se faccio questa cosa la faccio per un gioco matematico, ma non ingegneristico. Preso un esempietto numerico, giusto per vedere un attimo, senza neanche ricopiarlo a lavagna, giusto per vedere un attimo il procedimento e per averlo per l'esercitazione, per averlo sotto mano per l'esercitazione. Io ho una matrice, in questo caso n uguale a 2, p uguale a 1. Questi sono i numeretti. Vabbè, gli autovalori in questo caso si leggono, perché essendo una matrice triangolare superiore sono gli elementi sulla diagonale, quindi gli autovalori sono meno 1 e 1. Se gli autovalori sono meno 1 e 1, il polinomio caratteristico di A è questo. Vabbè, questo tra l'altro è un prodotto notevole, quindi non lo dovrei anche svolgere, so che è lambda quadro meno 3. Ok, quindi questo è il polinomio caratteristico.
desiderati, metto due numeri a caso, sto facendo semplicemente come esercizio, in questo caso ho scelto meno 2 e meno 3, quindi lambda uguale a meno 2, lambda uguale a meno 3 significa che sto dando due costanti di tempo che sono un mezzo secondi, quindi 0,5 secondi e un terzo, 300 millisecondi, ok? Queste sono le costanti di tempo. Quanto vale il polinomio desiderato? Sono questi numeretti qua. A questo punto la matrice T è banalmente data da B e A per B, è raggiungibile, sì, l'ho verificato, va bene, qui non l'ho scritto. L'altra matrice la calcolo ed è data da questo, a tutti uno sull'antidiagonale e poi la parte diciamo triangolare in alto a sinistra, vado a vedere, la prendo dai coefficienti del polinomio caratteristico. Ok, comunque si fa, è sistematico, non c'è da ragionare. Questa è la matrice T. I vettori, guardate i vettori, D vale 6 e 5. Se vedete il polinomio caratteristico, i coefficienti del polinomio caratteristico sono 1, 5 e 6, quindi io devo partire dal termine noto e andare indietro. E quindi devo vedere il mio software cosa mi dà. Quando io gestisco il polinomio caratteristico avrò una variabile che avrà che conterrà i coefficienti del polinomio caratteristico e devo fare attenzione all'helping linea perché alcuni programmi danno i coefficienti in ordine crescente delle potenze del polinomio, altri in ordine decrescente. Vado a vedere l'help. Quindi 6 e 5, la A è data da meno 1 e 0, 0 perché non c'è il termine in lambda, calcolo il k e il k viene 1 per 2, coerente? Sì, va bene, è coerente. Mi aspettavo qualcosa dal k, cioè che cosa può sembrarmi qualcosa strano, cioè il segno? Ragazzi, è comunque una retroazione negativa, non c'è una mappatura diretta col segno del coefficiente di k, va bene? Per cui posso avere meno 1, non è una cosa che mi deve sorprendere tanto. C'è certamente una proporzionalità fra il valore proprio numerico del K e la velocità che chiedo, nel senso, se chiedo un sistema più pronto, più veloce, tendenzialmente ho dei valori di K più alti. Okay? Sono una persona coscienziosa, ho trovato il K e verifico se K è quello giusto. Quindi che faccio? Calcolo la matrice a ciclo chiuso A più BK e mi calcolo gli autovalori o il polinomio caratteristico. Vado a verificare di non aver fatto errori di battitura. Ok? P è lambda quadro più 5 lambda più 6 è quello desiderato, sì. Beh, quindi tutto a posto. E quindi questo è molto semplicemente il progetto che devo fare. Vediamo, ma senza risolverlo, rivediamo il pendolo inverso e carrello. È raggiungibile? Sì, è raggiungibile, l'abbiamo visto, la sua linearizzazione intorno a una traiettoria nominale, e come traiettoria nominale abbiamo scelto esattamente il punto di equilibrio in cui è fermo con il pendolo verticale. Abbiamo visto che è raggiungibile e che ha degli autovalori, ha un autovalore instabile. Okay? Quindi questo che cosa significa? Adesso scusate, ma qui ho ricopiato semplicemente le stesse pagine di quando l'abbiamo visto come esempio, quindi qui sono solo ricopiate e vado direttamente alla matrice del modello linearizzato che è questa, con autovalori, ci ricordiamo che ce n'era uno instabile. Cosa significa questo? Che io posso progettare una retroazione dello stato e stabilizzare questo pendolo inverso. Questo significa che per piccoli spostamenti io posso tenerlo fermo, va bene? Posso mettere gli autovalori dove mi pare. A cosa devo fare attenzione? Beh, devo fare attenzione aspetto ingegneristico, matematicamente è facile, ok? Non c'è granché da fare, devo semplicemente applicare le formulette e posso fare degli errori, diciamo, di battitura, però, diciamo. A cosa devo fare attenzione? Cosa significa retroazionare lo stato? Io rimango sempre un ingegnere, per cui andiamo a prendere lo stato. X1, X2, X3, X4.
io devo retroazionarli, significa che io devo avere accesso al loro valore, li devo misurare, va bene? Quattro sensori. Uno mi deve dare una posizione di un baricentro, un altro mi deve dare una velocità, poi una posizione angolare e una velocità angolare. Io ce l'ho i sensori per queste quattro variabili? Allora, vediamo un attimo se ce li ho o meno. Ora, il più facile, la posizione angolare, sì, esistono gli encoder che si mettono, si calettano sugli assi dei motori, sono dei sensori molto economici, con buone prestazioni, perché voglio dire, buone prestazioni in termini di costi, di frequenza, di accuratezza, risoluzione, non ci danno problemi. Ok, siamo contenti di usarli, tutto a posto. E la velocità angolare del pendolo, allora io posso pensare, qua hai messo l'encoder e la velocità chi te la dà? Esiste un sensore che mi misura direttamente la velocità angolare di un corpo rigido? Vado a vedere, no, su Wikipedia sì, esistono, però sono dei sensori inerziali, si usano sui corpi rigidi, non sono adatti, non sono, diciamo, utilizzati. In questo caso posso pensare che c'è un motore, no? C'è un pendolo inverso e c'è... No, il motore no, chiedo scusa, perché l'attuazione è solamente nella spinta. Posso pensare di metterci quello che mi pare, però non sono utilizzati in queste situazioni. In realtà non c'è un sensore economico affidabile che mi dia la velocità angolare. Nei motori la maggior parte delle volte la velocità angolare si ottiene per differenziazione della posizione. Ma allora, se io ho l'encoder e ne faccio la derivata, cosa significa? Beh, significa che sto stimando una parte dello stato. Allora c'è qualcosa che non mi è chiaro. Io sto progettando un controllo in cui devo retroazionare tutto lo stato e mi sono già fermato alla seconda variabile e ho detto non ve lo do il sensore, non c'è. E allora dico, vabbè, non c'è, faccio la derivata. Ma la derivata significa che voi state stimando la velocità angolare. Allora, rimaniamo con questo dubbio per adesso, ma questo dubbio ce lo vedremo, diciamo, più in là nella lezione di oggi. Cioè, per adesso noi stiamo progettando un qualcosa assumendo di avere dei sensori magici che ci danno anche la posizione e la velocità, diciamo, del baricentro. Bene. Però poi lo vogliamo levare questa ipotesi, perché la maggior parte delle volte non è così. Ok? L'altra cosa a cui devo fare attenzione è che questo modello ottenuto per linearizzazione significa che è valido solo per piccoli spostamenti. Piccoli, fra virgolette, cosa vuol dire? Non lo so. Va bene? Per cui questo significa che quando io vado a progettare un controllo per questo sistema devo sempre fare attenzione a questa considerazione. Va bene? Va bene, qui c'è la matrice di raggiungibilità e la matrice 4, per cui si può progettare il controllore. Che succede nel caso generale in cui ho un ingresso multivariabile? Beh, non lo faccio con la formuletta per lo stesso motivo che vi ho detto ieri. La formula esiste, ma è particolarmente onerosa dal punto di vista proprio simbolico. Va bene? Quindi noi abbiamo visto la formula nel caso monodimensionale, perché così tocchiamo con mano che mi serve la raggiungibilità, però poi possiamo tranquillamente farcela calcolare dal programma. Farcelo il guadagno, ce lo facciamo calcolare dal programma. Va bene? Ovviamente potete implementare o non implementare, non cambia nulla, ma devo saperlo. Ma l'importante è poi, diciamo, posso usare questo o quell'altro. Allora, questa è un'altra situazione in cui ho un'altra matrice presa a caso. B ha due colonne, vuol dire che U più uguale a 2. Verifico che sia completamente raggiungibile, sì, e questi sono i suoi autovalori. Va bene, sono identici sulla diagonale, non c'è problema. A questo punto io impongo una dinamica, dico, mettimi i tre autovalori in -3, tutti e tre, ok? E uso il comando
Allora, place il comando del MATLAB, un altro software che è open source, si chiama Scilab, usa la sintassi ppol, ma fa esattamente la stessa cosa. Poi ci stanno Octave, ce ne sono tanti di programmi, anche in Python sicuramente. E che cosa succede? A questo punto il MATLAB lo chiamo il comando, guardate, ppol a b e gli autoloro disidrati. Allora adesso capisco perché ieri all'ultima lezione ho dovuto usare il trasposto, perché il comando è lo stesso, però l'ho usato per la situazione duale, va bene? Vi ricordate F a chi era uguale? Vedete la dualità, i due guadagni, matrice delle uscite, matrice degli ingressi, poi se andate a vedere le formule dovete trasporre anche la matrice dinamica, però sono uguali formalmente, dal punto di vista matriciale è la stessa cosa. Quindi il comando del MATLAB, vi leggete l'help in linea e scoprite che voi lo potete usare facilmente per la rotazione dello stato, facilmente, anche l'altro è facile, però lo potete usare per la rotazione dello stato da un ingresso A e B, però dovete mettere il meno, perché il MATLAB fa un'altra convenzione. E poi invece per quanto riguarda l'osservatore, il segno è più, ma ha trasposto e ci trasposto, semplicemente è una questione di sintassi, va bene? Ognuno usa la sintassi che gli pare, per cui anche nei libri di testo trovate qualche piccola differenza. Ok, questo è il K che viene fuori, è una matrice 2x3, è corretto? Sì, perché U ha dimensione 2 e lo stato ha dimensione 3. Quindi questa K moltiplica lo stato e mi dà l'uscita. Perfetto. Ok, vediamo dove mi ha messo gli autovalori. Dove mi ha messo gli autovalori? Calcolo gli autovalori e il comando, per esempio, è spec, ma egg, forse spec è quello di... Allora, questo qui, chiedo scusa, questo qui è fatto in Scilab, ok? Quindi questo qua, ppol, è riferito a Scilab, la sintassi Scilab. Perché ve lo faccio vedere? Perché mi interessa farvi vedere questa cosa. Spec quindi è un comando di Scilab, non è di MATLAB, è egg, vabbè, l'abbiamo usato. Cosa mi interessa farvi vedere? Che se io chiedo gli autovalori al programma di calcolo, che cosa mi sta dando? Mi sta dando tre numeri, 1 e meno 3, e poi mi sta dando una coppia complessa coniugata in cui la parte immaginaria è 10 a meno 8. Va bene? Sì, va bene, però vuol dire che anche un caso così semplice può andare incontro a problemi di tipo numerico. Io non me ne sarei proprio accorto, cioè implementandolo nessuno se ne sarebbe accorto, però vuol dire che con sistemi più complessi questo può cominciare a diventare un problema. Devo fare sempre attenzione al, diciamo, l'esito della operazione. E il MATLAB cosa fa? Non vi fa fare una certa operazione, dice guarda, se tu mi dai gli autovalori tutti quanti uguali, io so già che ci sono dei problemi di natura numerica, per cui non vi fa assegnare un numero di autovalori uguali fra di loro superiore alle dimensioni dell'ingresso, perché non lo so, va bene, non ho indagato, però è una questione numerica, per cui nel momento in cui io in MATLAB provo a dargli meno 3, meno 3 e meno 3, lui mi dà errore, dice guarda, uno dei tre me lo devi levare da là perché tu hai più uguale a 2. Ok, meno 3, meno 3, meno 3,1, cosa cambia? Praticamente nulla dal rapporto in ingresso uscita, non me ne accorgo proprio che io ho un autovalore meno 3,1, e anche dal punto di vista energetico, cioè è una modifica solo numerica. E col comando place, però con le stesse considerazioni che vi ho detto prima, perché se vedete c'è il meno e A e B, ok? Solo il nome e il comando è diverso. Questo è il K, e quando vado a calcolare lo spettro, che a questo punto il comando è egg, e lui mi dà esattamente meno 3, meno 3, meno 3,1, con lo zero macchina, che ogni macchina, vedete, si chiama la variabile EPS, però è 10 a meno 16 tipicamente, va bene? Per cui
ci sta questo doppio esempietto per farvi vedere, le insidie numeriche sono sempre in agguato. Ok, cosa voglio fare adesso? Voglio ripristinare la possibilità di avere un ingresso manipolabile, perché io con la struttura che gli ho dato non va bene. Posso solo portare a zero l'ingresso con la struttura che gli ho dato. Mantengo la possibilità di dargli ancora un altro ingresso manipolabile, per cui il spunto diventa A più di K per X più B per B. Ok? Quindi questo significa che io il K lo posso comunque progettare per assegnare gli autovalori del sistema a ciclo chiuso, ma ho ancora la possibilità di assegnare, di utilizzare l'ingresso manipolabile. Ok. E lo utilizzeremo fra poco. Nel frattempo, diciamo, vi lascio con alcuni commenti, ma riflessioni che lascio a voi, e in particolare vediamo cosa succede all'equazione dell'uscita. Vedete cosa succede all'equazione dell'uscita se fate una retroazione algebrica dello stato, ve lo riscrivete e vedete che succede, se il sistema è improprio, scusa. Vedete che succede se invece di A e B mettete A cappello e B cappello. E come considerazione da fare, facciamo attenzione: quando facciamo la retrazione dello stato, noi possiamo alterare le proprietà di osservabilità. Quindi quando noi abbiamo fatto la nostra brava retrazione, a questo punto questo signore qui ha un'altra matrice dinamica, per cui il legame stato-uscita va riverificato, va bene? E qua c'è un controesempio, il controesempio numerico, un caso molto semplice, in cui con una retroazione dello stato un sistema che era osservabile perde questa proprietà. Va bene, semplicemente non c'è nulla che ci garantisca che il sistema si mantenga osservabile, anzi c'è un controesempio che ci fa vedere che perde l'osservabilità. Ma del resto, diciamo, è coerente con la nostra intuizione, stiamo cambiando la matrice dinamica, è uno dei due attori per vedere l'osservabilità, sì, e allora se la stiamo cambiando dobbiamo riverificare la proprietà dell'osservabilità, e questo è un caso numerico che fa vedere come abbiamo perso l'osservabilità. Ok. Se il sistema non è raggiungibile, vediamo un attimo. Allora, se il sistema non raggiungibile, io cosa faccio? Faccio la stessa considerazione per l'osservabilità per il sistema, per l'osservatore, per il sistema non osservabile, non completamente osservabile. Me lo scrivo direttamente in forma canonica, solamente perché così capisco meglio che sta succedendo. Va bene? Dello stato
La posso fare, va bene, allora chiedo scusa. La redazione la devo fare solamente sulla parte raggiungibile, ok? Non posso pensare di farla su tutto quanto il sistema. Per cui, senza che riscrivo le equazioni, z punto con r è uguale a con r, z con r, poi c'è una componente di accoppiamento più b con r. Io, diciamo, retroaziono solo la parte raggiungibile, quindi cambio gli autovalori di questo qua, ok? Per quanto riguarda l'interazione che viene da questo elemento, diciamo, fuori diagonale con la parte non raggiungibile, io non ci posso fare nulla. Per me è come se fosse un disturbo, va bene? Però quello che vi voglio far vedere adesso è toccare con mano il fatto che io, diciamo, non posso andare a alterare gli autovalori, la parte non raggiungibile. E come lo facciamo? Beh, lo facciamo provando a ritrazionare. Proviamoci, vediamo che cosa succede. Quindi io qui al posto di U ho un K per Z. Ma questo K per Z, in cui Z è tutto, no? La parte raggiungibile e non raggiungibile, allora io me lo posso scrivere come allora non ho fatto nulla altro che riscrivere z nella forma partizionata raggiungibile e non raggiungibile e partizionare k in maniera tale che le colonne sono coerenti con questo. Vabbè, ho semplicemente battezzato queste due, diciamo, sottomatrici di K, e io ho messo un pedice R e NR. Voglio vedere che cosa succede adesso. Beh, quello che succede è che se io mi metto a fare, diciamo, questo prodotto matriciale, io ottengo che sotto rimane 0, ok? Per cui io quello che ottengo è che ho B con R per tutto quanto per K, ma sotto rimane 0. Quindi quello che succede è che quando vado a mettere in evidenza poi a sinistra z, quindi devo sommare queste due, va bene? Quando vado a sommare queste due, ANR rimane ANR, ma rimane in forma canonica di controllabilità. Per cui quello che succede è che io mi rendo conto. Allora, se vedete A con R più B con R, K con R, ok? Qua c'è un qualcosa che non mi interessa, qua c'è 0, qua rimane ANR per Z. Matrice triangolare a blocchi superiore, gli autovalori sono quelli sui blocchi, per cui qua o A più BK, però limitato alla componente raggiungibile, e li posso assegnare come fa piacere a me. Questi non sono riuscito a toccarli, quindi non si può. Se è non raggiungibile, tocco con mano che, diciamo, l'ipotesi della formula di Ackermann non è un limite della formula di Ackermann, ma è una proprietà strutturale del sistema. Non posso alterare gli autovalori della parte non raggiungibile, quindi posso solamente accontentarmi eventualmente di retroazionare la componente raggiungibile, oppure rivedo il mio progetto e cerco di aumentare il numero degli ingressi, cioè cambio completamente la impostazione se io ho la possibilità di agire sul mio sistema. Ok. Facciamo un altro piccolo passo, ma io voglio assegnare la y desiderata. Ok, allora, fino adesso abbiamo fatto la ritrazione, abbiamo cambiato gli autovalori, però cambio gli autovalori, non posso dare ancora un valore desiderato, per cui ci manca ancora qualcosina. Cosa ci manca? Io voglio dargli un valore desiderato. Che cosa faccio? Ci metto qua un blocco KY e qua ci metto Y desiderato. Che cosa significa questo? Significa che io adesso sto dicendo, ok, allora
fare un guadagno tale che poi al regime la Y sia uguale a Y desiderato, perché ti sto dando con un ingresso, diciamo, diverso da zero, per cui al regime di andrezza. Ok, mi piace questa cosa, sì e no. La facciamo, però è il primo passo per poi fare anche un'altra cosa. Perché sì e no? Vediamo un attimo. Se io uso una notazione da controlli automatici, e quindi uso la P, no? La P con S, il processo. So che per progettare un controllore io qua devo retroazionare e metterci qua, progettare un controllore opportuno, e poi posso fare tante belle cose. Ma se io invece di progettare il controllore vi dicessi, ok, allora questa è la P con S, io so che, facciamo un caso scalare, va bene? Io so che al regime questo guadagno vale 2. Bene, e allora io il mio controllore dico che questo qua è un mezzo e qua ci metto il y desiderato. Ho fatto il controllo. Mi piace questo controllo. Che gli manca? Perché c'è una catena di ritorno, c'è un anello di ritorno. Cosa gli manca? La retroazione. Manca la retroazione. Questo è il ciclo aperto. Va bene se lo sappiamo che è il ciclo aperto, con prestazioni che sono quelle che sono del ciclo aperto, ma questo è il ciclo aperto. Anche questo è il ciclo aperto. Quindi ora noi troviamo il K con Y. Va bene? Però è chiaro che è un primo passo, perché questo è il ciclo aperto, non è il ciclo. Questa parte qua è il ciclo chiuso, bene? Abbiamo alterato la dinamica qui, ma da qui a qui non c'è la retroazione e ce la dobbiamo mettere dopo. Però adesso facciamo K con Y. Ok, quindi dove sta? Cancellato tutto. Quindi la mia U è il K con X che avevamo prima, più, e a questo punto diciamo la V che dico essere KY per Y desiderato. Bene? Per trovare il KY, la cosa più semplice è fare un piccolo, diciamo, salto, fra virgolette, in avanti. Che vuol dire? I domini trasformati non li abbiamo ancora visti in questo corso, però voi li avete visti nei corsi precedenti. Ci serve semplicemente la funzione di trasferimento ingresso-uscita, quindi vi faccio vedere direttamente qual è il valore, e poi dopo, diciamo, le faremo con un po' più di attenzione in una delle prossime lezioni. Quindi quello che io adesso devo fare, purtroppo, è questo è il mio modello, in cui, se vedete, questa è la U, per cui io ho A più BK, e questo va nella matrice dinamica, più BKY desiderato. Va bene? Cosa devo fare? Voglio trovare il guadagno al regime, ragazzi, per cui è più facile nel dominio trasformato. Lo faremo con calma, però per adesso ci accontentiamo di sapere che nel dominio del trasformato Y con S è uguale a C SI meno A meno BK meno 1 per B per K Y per Y desiderato di S. Cosa volete? Volete che questo sia uguale alla matrice identica, ok? Perché volete un y uguale a y desiderato. Siccome questo è un grado di libertà, basta che voi lo assumiate pari all'inverso di tutto quello che gli viene prima. Ok? Che guadagno, lo vedremo più in là. Però la cosa più semplice adesso è fare questo assumendo le vostre conoscenze pregresse. E questo è K con Y,
Nel caso tempo discreto è leggermente diverso, ma concettualmente è la stessa cosa, perché S e Z, diciamo, hanno proprietà leggermente diverse. Ok? Ora, a ciclo aperto va bene, ma non ci piace, va bene? Per cui, oltre al ciclo aperto, diciamo, il problema qual è? Qualsiasi disturbo, diciamo, non viene reiettato, e la conoscenza del modello viene assunta come ipotesi perfetta, non lo è mai, il guadagno è cancellato, il guadagno non è mai esattamente quello che penso io, per cui non va y desiderato l'uscita. Ok, che devo fare? Ci metto una bella azione integrale. E come la metto l'azione integrale? L'azione integrale la metto così, vediamo un attimo, ragioniamo un attimo, i conticini sono semplici, ma dobbiamo ragionare un attimo su una cosa. Allora, facciamo l'azione integrale prima con y desiderato uguale a 0, quindi il mio sistema a questo punto diventa, lo riscrivo in questo perché, un'azione integrale non è un problema, però qual è l'osservazione che devo fare? Allora, guardate, io per aggiungere questa azione integrale, poiché l'operazione di integro differenziale, diciamo, cambiano la dimensione dell'equazione differenziale, la dimensione dello stato, io in realtà cosa sto facendo? Io sto prendendo uno stato esteso, sto aggiungendo delle componenti allo stato. Ci metto le componenti precedenti e poi ci sto mettendo delle componenti nuove. Queste componenti nuove sono x punto con e che è uguale a y deve andare a 0, poi vedremo cosa cambia se non va a 0, ossia x con e che è uguale all'integrale. Questa è un'azione integrale e la devo portare in serie. Nel caso tempo discreto, a questo punto diciamo fatemi scrivere anche il tempo discreto, è x con e di k più 1 uguale x con e di k più y di k, che è l'azione integrale. Va bene? Quindi io ho aggiunto una componente dello stato, questa componente dello stato che ho aggiunto, la sua dinamica è x punto con e uguale a y. Questo significa che x con e uguale all'integrale di y. E voglio portare a 0. Quindi sto aggiungendo l'azione integrale di una variabile che deve essere portata a 0. E allora, dal punto di vista degli schemi a blocchi, io ho fatto questo. Però fate attenzione. Io non posso pensare di fare prima questa operazione e poi aggiungere l'azione integrale. Aver aggiunto questo k con i ha alterato tutto. Ok? Quindi vediamolo un attimo. Il mio modello matematico a questo punto è nella variabile z. Guardate, compare la C qua. Allora, vogliamo vedere perché è questo. Ho z
punto, in cui qua ci sta x punto e x puntone, quindi x punto e x puntone. X punto è uguale ad A per x, che era quello che c'era prima, va bene? Poi ovviamente 0 per x con e, perché nella dinamica non ci sta, per cui questo qua lo devo, più b per u, è quello che c'era prima, perfetto. X punto con e a chi è uguale? È uguale ad y, ma chi è y? È c per x, quindi questo per questo. E poi ovviamente questo è 0 perché non c'è e l'ingresso non c'è. Quindi questa c è semplicemente il modo con cui io scrivo x punto con e è uguale ad y che c per x. Ok, quindi questa è la nuova matrice dinamica. Ok? Ora, questa è la nuova matrice dinamica, io faccio la retroazione dello stato e, diciamo, devo verificare la raggiungibilità, perché è cambiato, ogni volta che cambia la matrice dinamica devo verificare le proprietà, quindi verifico e quello che succede è che io a questo punto ho spostato tutti quanti gli autovalori. Quindi, in realtà, quando io vado a fare, quindi questa è la nuova matrice, è la nuova matrice dinamica, quando io vado a fare U è uguale K per K per Z, questo K qui ovviamente si unisce a tutta la matrice dinamica e devo rifare tutto quanto il progetto. Bene? Quindi devo mettere direttamente l'azione integrale e rifare direttamente il progetto. Non posso utilizzare il K che avevo scelto prima, qua ho messo una linea sopra proprio per evidenziare che era quello precedente. Ok? E come, da cosa si capisce questo? Beh, si vede che i coefficienti a ciclo chiuso non sono più semplicemente A più BK e IK con I. Vedete che la nuova matrice dinamica a ciclo chiuso, se io vado a fare semplicemente questa cosa qui, è A più BK di K con I C è 0, non ha particolari proprietà per cui io dico ah ma guarda che qua questi sono gli autovalori, quando mai? Questa qui c'è una C qua, non ha proprietà particolari, per cui in realtà K e K con I interagiscono entrambi, quindi io devo rifare il progetto su questo modello, non cambia assolutamente nulla dal punto di vista concettuale, non è più difficile, semplicemente io non posso fare prima la retroazione dello stato e poi aggiungere l'azione integrale, va bene? Faccio tutto insieme, è molto semplice, e però ho preferito, diciamo, farvi vedere perché questo passaggio è necessario e non si possono fare successivamente. Ok, facciamo un esempietto in cui si vede, questa è A più BK, quindi io avevo fatto un A più BK e avevo messo i due autovalori in meno 2 e meno 1, ok? Se poi vado a mettere l'azione integrale sull'uscita e calcolo la nuova matrice dinamica, che è questa qua, cosa mi viene? Mi viene che questa è la nuova matrice dinamica e il suo polinomio caratteristico è questo, e a questo punto quel K con I che ricompare così, diciamo, apparentemente innocuo come termine noto del polinomio, cambia tutti e tre gli autovalori. Mettete dei K con I a caso e vedete che cambiano tutti quanti, per cui significa tanto semplicemente che dovete fare il progetto tenendo già conto dell'azione integrale, se la volete, ovviamente. Poi ovviamente si può anche fare solo su alcune componenti dell'uscita, insomma, si possono fare tante belle cose. Ok, ci siamo quasi. Siamo andati, no, in crescendo, aumentando la complessità, però alla fine aggiungendo tanti piccoli pezzi, però alla fine non è particolarmente complesso il progetto finale. Ma se y desiderato è diverso da 0, beh, molto semplicemente questo significa che quando tu aggiungi lo stato non metti più y, metti l'errore perché lo vuoi portare a 0. Quindi y desiderato meno y e basta. E dal punto di vista dello schema a blocchi, questo è quello che abbiamo fatto. Quindi a questo punto abbiamo un'azione integrale che ci garantisce
alcuni aspetti, diciamo, piacevoli della proprietà della relazione, date dalla proprietà della relazione. Ok. Facciamo un esempietto. Ho questa matrice dinamica A, B e C e voglio una rotazione al strato senza azione integrale, mettendo gli autovalori desiderati in meno 2.2 e meno 2.1. Avrete intuito che li ho dovuti mettere un po' diversi perché sto usando il comando del MATLAB, avendo un ingresso non me li fa mettere tutti e due nello stesso punto. Va bene? Faccio il mio bravo progetto e mi viene questa K qua. Assegno un certo valore desiderato dell'uscita e mi dà questa K con Y. Faccio una simulazione con Y desiderato uguale a 2, mettendo un disturbo a gradino in T uguale 3. Allora, io che cosa osservo dalla dinamica? Allora, guardate, questo è il valore 2, va bene? Il transitorio iniziale è un transitorio che sta facendo, diciamo, il suo dovere e sta per andare al regime. In T uguale a 3 ho messo un disturbo a gradino. Poiché non c'è nessun tipo di retroazione sull'uscita, il mio sistema si becca il disturbo a gradino e va da un'altra parte, perché stanno interagendo sia il valore desiderato che, diciamo, il disturbo a gradino, e perché è a ciclo aperto. E allora, se ho dei disturbi così significativi, devo mettere un'azione integrale. E allora guardate che dal punto di vista, diciamo, della progettualità non c'è niente di particolarmente complesso. Io ho una nuova matrice dinamica in cui la A è quella di prima, poi qui ho tanti zeri, sono matrici, qui adesso sono 2x1, è uno scalare, ma solo perché per le dimensioni in gioco. Qui ho meno C perché Y desiderato meno Y, quindi questa è la nuova matrice, questa è la nuova matrice degli ingressi, e a questo punto io su questa faccio un'assegnazione degli autovalori e quindi applico la formula di Ackermann, semplicemente, ok? Quindi metto meno 2,2, meno 2,1, meno 2 e questo è il guadagno che esce fuori e lo applico. Guardate, questo è il guadagno che esce fuori, questo ultimo è quello relativo all'azione integrale, perché va a moltiplicare lo stato esteso, che è l'ultima riga. E questo è l'esito della simulazione, in cui posso osservare che il disturbo in T uguale a 3 viene reiettato perché alla fine il regime ho esattamente Y uguale a 2. Okay, quindi ho ottenuto quello che volevo. Ovviamente non è molto bello questo, se vedete sono enormi sovralungazioni, però mi serve solo come esempio, ma i riferimenti a gradino non sono ingegneristicamente, non si possono prendere e mettere nei sistemi. Se fosse un sistema meccanico sarebbe terribile questo, perché gli state dando una botta qui e, insomma, va gestito in un certo modo, lo vediamo essenzialmente in robotica, però dal punto di vista didattico va bene così, fa vedere tanto. Poi dal punto di vista ingegneristico i riferimenti a gradino non li posso dare così brutalmente, li devo gestire in qualche modo. Va bene, allora facciamo adesso una piccola pausa, ricapitoliamo un attimo che cosa abbiamo visto. Noi, diciamo, siamo arrivati a fare un progetto di un controllo con retroazione dello stato, va bene? E ci siamo arrivati, diciamo, a piccoli passi. Siamo in grado di assegnare i nostri autovalori dove ci pare, matematicamente dove ci pare veramente, con l'ipotesi che il sistema sia completamente raggiungibile. Questa ipotesi la rimuoviamo dopo la pausa, fra 22, facciamo 5 minuti di pausa. Va bene? Avete domande?